Buonasera a tutti, innanzitutto benvenuti. Questa è Casa Laiolo, una dimora storica di metà del Settecento che con una serie di progetti che abbiamo avviato, progetti di valorizzazione sostenuti in particolare da Compagnia di San Paolo, appunto sta aprendo al pubblico, sta organizzando degli eventi, vuole un po' ambiziosamente diventare un po' un punto di riferimento culturale per il territorio. Inauguriamo questa stagione di eventi con questa occasione, in ricordo appunto per celebrare il 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini. Lo vogliamo fare festosamente anche in occasione della festa di Capodanno, quindi abbiamo pensato così di avvicinarci all'ascolto del concerto che sarà poi nella Cappella di Santa Elisabetta poco lontano da qua con una serie di letture a passeggio per il giardino. Farà un po' freschetto, ma insomma non ci spaventiamo, con una serie di brani tratti da un testo scritto da un'autrice italiana che si chiama Ketty Magni, Rossini, la musica del cibo. È uno dei massimi autori del bel canto italiano, uno dei padri del melodramma, Gioacchino Rossini, ma viene anche ricordato come appassionato intenditore di cucina. Ricette famose in tutto il mondo portano il suo nome. In questa esistenza, spesa tra il pentagramma e l'ideazione di pietanze, trovò il suo spazio anche l'altra sua grande passione, le donne. Rossini era solito viaggiare molto e una delle mete preferite era Posillipo, dove risiedeva il suo impresario e amico Barbaia. Per dissetarsi dalla calura estiva, Barbaia offrì una sua creazione, ideata quando lavorava come garzone in una caffetteria milanese, agli esordi della sua sfolgorante carriera artistica. La barbaiada consisteva in una mistura di caffè, cioccolato, panna e zucchero. Il maestro ne andava matto e leniva i propri affanni. Era consapevole di godere il privilegio di provare la ricetta originale direttamente dal suo inventore. Mangiare e amare, cantare e digerire. Questi sono in verità i quattro atti di questa opera buffa che si chiama vita e che svanisce come la schiuma d'una bottiglia di champagne. Chi la lascia sfuggire senza averne goduto è un pazzo.